Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i cori dei torrenti, gli altari di neve. Con queste parole, il letterato e poeta John Ruskin raccontava la bellezza della montagna, la stessa che si ritrova in Trentino, racchiusa tra le località di Folgaria, Lavorone e Luserna, dove si stende il territorio dell'Alpe Cimbra, uno dei più grandi alpeggi d'Europa. Qui i monti sventano verso il cielo e i boschi sembrano trovare ristoro sotto le loro pendici. Da questa altezza lo sguardo si perde davanti alla maestosità della natura incontaminata, ricoperta da soffice neve durante i mesi invernali. Intorno ai paesi gli alberi raggiungono anche i 50 metri di altezza, oltre a sviluppare lunghissimi rami e una circonferenza del tronco imponente. Per la passione diffusa per la neve, l'Alpe Cimbra è stata teatro di allenamento di grandi campioni dello sci, come Giulio Corradi, nato tra queste vallate. Oggi Giulio si dedica alla lavorazione del legno e ha scelto una vita più semplice, lontana dalle luci della ribalta, ma negli anni 70 ha fatto parte della mitica Valanga Azzurra, compiendo grandi imprese sportive. La Valanga Azzurra è stato il momento in assoluto più bello. Ero con i più forti slalomisti del mondo. Quel momento lì degli anni 70 è stato un periodo che praticamente gli italiani erano la squadra più forte del mondo. Uno che parte da un paese di Lavorone, 1000 abitanti, che viveva di economia agricola e basta, non c'era niente assolutamente, e mi sono trovato in questo circuito internazionale, girando già il mondo negli anni 70, è stata una cosa stupenda, insomma. Nello sport italiano, la Valanga Azzurra è passata alla storia grazie alle vittorie di un gruppo di atleti indimenticabili, come Teni, Radici, Stricker, Gross e lo stesso Corradi, che ha vinto numerose medaglie nelle gare di slalom. Prima degli anni 60 si viveva praticamente con quello che dava la terra qua. Dunque in montagna più che patate e cavoli non vengono. Anch'io, da pastorello, andavo con le mucche e era proprio quello che si facevano tutti noi bambini. Anche mio papà andava all'estero a lavorare, qui rimanevano i figli e le donne e basta. Il che veramente era dura andare avanti, praticamente si aveva da mangiare, ma qualche volta bisognava tirare anche la cinghia, insomma. Lo sport praticamente ti insegna a soffrire, a cercare di guadagnarti le cose, non è che cadono dal cielo. Noi ragazzini dovevamo batterle a mano le piste, prima con i piedi e dopo con gli sci. Mi ricordo sempre che mio papà mi aveva fatto un paio di sci di legno, un pezzo di faggio curvato dentro nel paiolo della polenta, praticamente l'acqua calda, e riuscivano a curvare il legno. Sta Julio Corradi tomando la salida e effettuando su descenso. Dopo essere stato i 10-12 anni in tutte le squadre nazionali, cioè dalla squadra giovane fino alla squadra A, quando si corre, si fanno le gare, si è sempre in una corsa. E per finire una gara qua, ad esempio, e domani ti trovi in Francia. Dalla Francia ti sposti in Austria. E indubbiamente mi ero stancato. E allora mi sono dedicato invece a un altro mestiere, il falegname, assieme a mio fratello. Mi sentivo più realizzato. Pur con le esperienze di prima, ho sempre poi dopo fatto anche il maestro di sci, però
mi sentivo realizzato molto nel lavoro di falegname, perché veramente è un mestiere stupendo. Quando senti il profumo del cirmolo, quando lo tagli, è una cosa veramente che mi rimane dentro. Tra questi altopiani ricchi di vegetazione, nell'ottobre del 2018 si è abbattuta la tempesta Vaia, un devastante ciclone proveniente dall'Atlantico. Le piogge persistenti e il fortissimo vento di scirocco, che ha soffiato oltre i 150 km orari, hanno provocato la caduta di milioni di alberi e la distruzione di migliaia di ettari di foreste alpine. Viaggiando verso la valle del Rio Cavallo, sotto la cima del Monte Finocchio, raggiungiamo Guardia, un antico villaggio rurale di origine cimbra, il quale, secondo le fonti conosciute, trae origine da una postazione di controllo del castello di Beseno. Guardia è conosciuto come il Paese Dipinto. La denominazione deriva dai tanti murales visibili sulle pareti delle case, realizzati in occasione delle rassegne d'arte che la località ha ospitato fin dal 1988. Questi dipinti multicolori fanno capolino da vecchie e nuove costruzioni, portando alla luce temi universali, ma anche usi e costumi locali, attraverso l'interpretazione degli artisti. Percorrendo i meandri della foresta di Gon, limitrofa al paese di Guardia, scopriamo la cascata dell'Ofentol, nascosta in una suggestiva forra naturale. La cascata si trova celata tra le rocce e durante i mesi invernali si trasforma in un incantevole monumento di ghiaccio. Negli ultimi anni, però, l'innalzamento delle temperature sta modificando il clima dell'arco alpino. E non è raro che durante l'inverno scarseggi la neve naturale ad alta quota. Su un costone isolato nella valle del Rio Cavallo vive e lavora nel suo laboratorio lo scultore Florian Grott, figlio di Cirillo Grott, pittore, scultore e poeta. Da sempre Florian è stato attratto dalle modalità espressive e simboliche del legno, che ha esplorato attraverso molteplici direzioni artistiche. Il legno è, per me, è la fonte primaria delle mie ispirazioni. È la materia prima con la quale eseguo i miei pezzi. È un materiale semplice perché si può lavorare facilmente. Diciamo che può dare sfogo a quello che è la mia fantasia e da lì nasce la scultura, nasce la figura vera e propria. Quando scolpisco il legno, penso alle vicissitudini della vita. Il problema di ogni artista è dare forma a un soggetto, a qualcosa, a un sogno che è dentro. Se tu vuoi fare una scultura, devi credere in questo soggetto. Quando vai in un bosco e trovi un albero sradicato, o trovi una biforcazione, una forcella di un albero, è lì che devi essere attento a guardare, a osservare il tronco, perché ti può suggerire una forma. La parte alta del tronco solitamente ti può suggerire un torso d'uomo, la forza. Il legno è forte, e esiste nell'albero, esiste nel tronco una corpulenza. E questo è pane per uno scultore. Uno scultore deve riuscire a tirare fuori la forma che c'è chiusa dentro. Se ti danno un tronco, un cilindro, con magari delle spaccature, la spaccatura è qualcosa di drammatico, insomma, devi pensarle queste cose, bisogna essere sottili, insomma, non puoi essere banale quando fai una scultura. Devi farti suggerire da queste situazioni. Ti tira fuori di fare un guerriero, perché puoi estrapolare da questa materia, da queste vene, delle pieghe, delle rughe, delle grinze. E il guerriero si addice perché è una figura che ha combattuto. Sente il vento, sente il tempo, il tronco di un albero. Lo sintetizza questo, insomma. Ma questo perché probabilmente io abito qui. Insomma.
insomma, mi piace dare un'interpretazione, rappresentare le sculture con un certo espressionismo. Mi rifaccio a certi scultori, magari, che sono esistiti qualche anno prima di noi, tra cui mio padre, Cirillo Grotto. L'ambiente dove ti muovi è tuo fin da bambino, ed è importante questo. L'uomo deve avere più rispetto per le foreste, per la natura, per gli alberi. Noi nei nostri territori stiamo lavorando bene. Si dovrebbe fare qualcosa in più a livello globale, visto che a livello globale si fanno tante cose che non sempre sono buone. Questa globalizzazione mettiamola a frutto anche sulle cose buone. In questa terra millenaria si parla ancora il cimbro, una lingua arcaica, introdotta intorno all'anno 1000 dai coloni bavaresi, che emigrarono tra questi monti in cerca di nuovi villaggi in cui vivere. Un esperto di questo idioma è Andrea Nicolussi Golo. Tra queste montagne, qui in Trentino, tra Folgaria e la Varone e Luserna, appunto, piccolo paese, dell'Alpe Cimbra, oggi la chiamiamo Alpe Cimbra, cioè Montagne Cimbre, si è conservato qualcosa di molto particolare. Una lingua, innanzitutto, un'antica lingua germanica, una lingua che ha 1000 anni, che questo è già di per sé una cosa straordinaria, e poi un modo di vivere, una cultura che è diversa, ha delle caratteristiche particolari, peculiari, rispetto a quello che è il mondo italiano che ci circonda. Perché questo, appunto, è un mondo proto-germanico. L'altra caratteristica di questi luoghi è il racconto, la fiaba, la leggenda. Questo è il paese delle fiabe. Per un millennio, di generazione in generazione, fino al 2020, abbiamo portato delle antichissime leggende che esistono solo qua. E questo fa sì che noi ci si caratterizza attraverso queste storie. L'arrivo delle popolazioni bavaresi e l'aumento demografico imposero la costruzione di nuove case a ridosso delle vecchie, dove gli intonaci alle pareti si trovavano raramente. Questa casa, situata nel cuore di Luserna, rappresenta la tipica dimora contadina di origine cimbra. Come tutto il paese, fu costruita nel Settecento con blocchi di pietra calcarea. Tra le sue stanze, dislocate su diversi livelli, conserva ancora mobili, attrezzi e suppellettili d'epoca che raccontano le usanze adottate nei secoli trascorsi da questa piccola comunità germanofona, che ha scoperto di avere ereditato un grande tesoro culturale. Non lontano dal centro di Luserna, posizionato in un'incantevole radura circondata da abeti, sorge il rifugio Malga Campo, dove il cuoco Cristiano Bosco si dedica all'arte culinaria di origine cimbra. Da sempre in questi villaggi contadini si consumano cibi genuini, come la carne di maiale e le patate, abbinati nell'antica ricetta del tonco del Pontesel, ovvero la polenta di patate, un piatto che ha rappresentato un'importante fonte di sostentamento per la popolazione della zona, soprattutto nei difficili periodi di guerra. In questo rifugio, gestito da Daniele Carpentari, la preparazione delle pietanze rimanda ad una cucina cosiddetta povera. La polenta che si ottiene è molto gustosa e valorizza i sapori autentici di una volta, che caratterizzano l'enogastronomia locale. Lasciando Luserna e raggiungendo il lago di Lavarone, a più di 1000 metri di altezza, scopriamo che ogni anno si svolge una manifestazione unica nel suo genere, chiamata Under Ice. In occasione di questo stage, dedicato alle immersioni sotto i ghiacci, si può assistere al potente taglio del ghiaccio, che si ottiene utilizzando grandi motoseghe. In
Il taglio della crosta ghiacciata, spessa circa 40 centimetri, precede le avvincenti immersioni dei sommozzatori. Questo evento sul lago ghiacciato è davvero molto importante per tutta la comunità subacquea e consente ai partecipanti di aumentare il proprio bagaglio d'esperienze con immersioni speciali nella più completa sicurezza, rodata da oltre 30 anni di esperienza dall'ANIS, l'associazione che si occupa di queste iniziative. Il programma inoltre prevede l'incontro e le lezioni teoriche con diversi esperti del settore, con lo scopo di conoscere e approfondire le problematiche relative alle immersioni in acque fredde. Sono giorni di intense emozioni per i centinaia di subacquei che prendono parte all'evento, molti dei quali appartenenti ai corpi speciali dello Stato, come la Guardia di Finanza e la Polizia. La manifestazione impegna gli iscritti in numerose prove ed esercitazioni, seguite anche dalle forze dell'ordine che operano nelle istituzioni. Quest'ultimi si dedicano alle attività di salvataggio, alla tutela dell'ambiente e al recupero di reperti, come nel caso della nave da crociera Costa Concordia, naufragata nel 2012 di fronte all'isola del Giglio. Infine, l'evento offre l'occasione di assistere ad immersioni spettacolari anche per i non addetti ai lavori, come la calata con le corde dei subacquei, che si immergono velocemente nei fori intagliati nel lago. Viaggiando tra le montagne incastonate negli altopiani cimbri, arriviamo a San Sebastiano di Folgaria, baluardo di vecchie tradizioni ereditate dai propri avi. Miti e leggende circondano l'atmosfera di questo luogo, dove si respirano i profumi dei foraggi essiccati e dei pascoli, come nel Maso Guez, una fattoria gestita da Andrea Incani e dalla sua famiglia. Quando mi trovavo un po' nei banchi dell'università di Trento, studiavo storia e filosofia, ho pensato di acquistare due capretti. Mai avrei immaginato che la mia vita sarebbe completamente cambiata. Dopo l'acquisto di questi animali ho scoperto una passione che non sapevo proprio di avere. E da lì la mia vita è cambiata radicalmente. Dalle biblioteche sono passato ai pascoli, dalla filosofia diciamo scritta sui libri sono passato più a quella che è una filosofia di vita. Andrea alleva le capre di due razze differenti, la camosciata delle Alpi e la bionda dell'Adamello, che rappresenta una speranza per la biodiversità di questo territorio, un patrimonio prezioso che Andrea si impegna a preservare. All'inizio, quando volevo intraprendere questa attività, mi dicevano sarai un po' matto, con gli animali devi lavorare 7 giorni su 7, non ci sono ferie, però quando scopri una passione di questo tipo è come essere in vacanza 7 giorni su 7. Ciò che riempie le mie giornate è proprio pensare di avere uno stretto contatto con la natura. Io vedo questo latte bianco, mi sembra di vedere quasi il foglio bianco dove, non so, un artista dipinge le sue opere. È una base da cui partire, ma so che dietro quella base bianca c'è il pascolo dei miei animali, che hanno tutti il loro nome. C'è ogni singolo filo d'erba e di fiore che loro hanno mangiato e che questo andrà a finire nell'aroma e nelle essenze del formaggio. Dietro il latte ci sono pascoli, ci sono animali e c'è soprattutto tanta manualità. E quindi il formaggio è anche cultura. Con la sua arte casearia, Andrea ha creato un formaggio chiamato Slambrot, dedicandola alla memoria dei suoi antenati. Lo Slambrot era un dialetto di origine cimbra parlato a San Sebastiano, una lingua diversa da quella di Luserna, la cui origine si deve ai pastori di questa terra ancestrale. Con l'alternarsi delle stagioni, infatti, i pastori si spostavano con le greggi portandole nel mantovano, contaminando il loro dialetto con termini appresi e ascoltati durante la transumanza. Ciao Morena. Ciao bellezza, com'è la stamattina? Sono andata a fare una camminata, ma c'è un chigabringo, una bersa. Ascolta, dammi qualcosa da farmi fare.
Oggi in paese c'è ancora qualcuno che parla lo slambrotto. È buonissimo. Se ti cavesti sto kit, te vai a lavorare di corsa dopo. Tu piccole! Nella fattoria di Andrea, il tempo sembra essersi fermato e ogni cosa rimanda a un'epoca trascorsa, ma ancora ben salda nei ricordi di chi l'ha vissuta. Continuando il nostro viaggio tra le località dell'Alpe Cimbra, raggiungiamo le piste da sci nei pressi di Folgaria, frequentate fin dall'infanzia da Aldo Forrer, uno dei pionieri dello sci, campione italiano allievi e campione trentino juniores e seniores. Il 9 luglio 1976, a Cervinia, Aldo partecipò alle gare di velocità, note al grande pubblico come chilometro lanciato, classificandosi sesto al mondo e superando i 188 km orari. Due anni dopo riuscì a battere il suo record personale, raggiungendo in una competizione i 191 km orari. Mi sono trovato immerso in questa avventura incredibile che è durata dal 74 al 78, dove ho raggiunto i 188 km orari nel 76 e 191 nel 78. Diciamo che ho fatto un'esperienza del chilometro lanciato, mi è andata anche bene, perché sono caduto un paio di volte, però non mi sono fatto niente di grave, qualche botta di qua, botta di là, e ho fatto un'esperienza unica che pochissimi hanno fatto. Le tute erano di gommate, non c'era nessuna protezione, non c'era neanche la protezione della schiena, si andava allo sbaraglio. Il cervello è fondamentale. Bisogna ragionare molto e bisogna andare forte, ma senza strafare. Bisogna essere molto tranquilli, determinati e non rischiare mai il massimo dei massimi, perché non paga. Negli anni miei la pista da sci era gobbe, cunette, salti, incredibile. Si faceva una fatica boia, però era ginnastica pura. Poi dopo con i gatti e il Berricello hanno migliorato la condizione delle piste, perché se non ci sono le piste spianate non si possono fare neanche le gare. La tecnologia ha permesso un'evoluzione diversa e quindi ecco un altro tipo di sciata. Mio papà è stato il mio maestro di sci primario e lui mi teneva lì assieme agli allievi perché dovevo dimostrare come si piegano le caviglie e le ginocchia. Poi dopo mi ha costretto a sciare con un cordino anche, perché non vivevo. Negli anni 30 non esisteva la divisa da sci. In montagna i maestri sciatori indossavano il vestito più bello che avevano, ovvero il vestito della domenica, per insegnare ai giovani a muovere i primi passi in questo magnifico sport. Aldo è un maestro di sci e un allenatore federale. Ma oltre a dedicarsi alla formazione, segue con passione le gare sulle piste innevate trasmesse dalla televisione ed è molto attento all'evoluzione che lo sci sta attraversando. Il favorito, aspetta che vediamo, 27, 28, 29. Prima Elena Cotoni, incredibile, tre donne. Genio, gira! È storico questo. Sì. Stiamo assistendo a un evento storico incredibile. Siamo ancora increduli di fronte a questa performance della squadra nazionale femminile italiana. Negli ultimi decenni, però, non solo lo sci ha subito un profondo cambiamento. Sulle piste, le sempre più scarse nevicate e quindi l'esigenza di alimentare gli impianti anche con la neve artificiale sta mettendo in discussione l'apertura di molte stazioni sciistiche. Così, con l'avvicendarsi di un clima più caldo, in futuro il turismo probabilmente cambierà e con soluzioni innovative si potrà continuare a sciare su questi affascinanti pendii. Tra queste montagne trentine è stato inventato anche il primo gatto delle nevi, grazie all'ingegno di Alberto Rella e Silvano Valle Schneider. Uno degli ultimi modelli è ora guidato da Gianni Pedergnana. Questo veicolo cingolato viene usato per battere le piste da sci e per trasportare cose o persone su terreni innevati. La sua storia inizia negli anni 70, quando la preparazione dei tracciati delle piste era difficoltosa.
In quell'epoca i battipista meccanici erano pochissimi e costosi. Così, in una piccola officina di folgheria, Schneider e Rella unirono le loro idee, la volontà e il mestiere, inventando un mezzo più leggero dei precedenti, che si muoveva sui cingoli. Nel Maso Spilzi, a 2 chilometri da Folgheria, è conservato il primo rullo montato sui gatti delle nevi per raggiungere le cime ad alta quota. Insieme ad altre testimonianze presenti nel Maso, questo reperto ci aiuta a capire il funzionamento di questa straordinaria invenzione. A Carnevale, il centro di Folgheria è animato da luci colorate e da un'atmosfera carica di magia, che fa ritornare tutti i bambini. Il sabato le strade sono inondate dai profumi della polenta e dei dolci, preparati da uomini e donne che indossano il costume tradizionale. Lungo il corso vengono offerte le chiacchiere, deliziose sfoglie fritte, sottili e friabili, spolverate di zucchero a velo. Rappresentano il dolce di carnevale per eccellenza in questo periodo e sono amate da tutti. Questo canto, intitolato Il Signore delle Cime, è eseguito dal coro Martinella di Serrada e diretto dal maestro Gianni Caracristi, uno dei fondatori di questo gruppo, insieme a Ruggero Ploteger. Fin dalla sua nascita, datata a 1979, il coro ha proposto un repertorio popolare spaziante in ogni parte del mondo, dal nord al sud dell'Italia, dall'America Latina alla Russia, visitando anche nuove frontiere della musica cantautorale. Ancora oggi il coro cerca di trasmettere la gioia dello stare insieme, celebrando l'amicizia e l'unione fra tutti i popoli, valori che tra queste cime convivono da millenni, insieme alla sapienza e alle leggende che hanno attraversato i secoli e che identificano la ricchezza della cultura dell'Alpe Cimbra.